Va ora in onda Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV. Gentili radioascoltatori, buonasera, ben ritrovati a speciale Spazio Aperto in studio a Venezia, pianetaoggitv.net, Massimo Bonella, alla regia centrale a Treviso, Radio Saiuz, l'emittente diciamo digitale, l'emittente madre, abbiamo Rosario Moreno, che saluto, e vi ricordo altresì che abbiamo 17 emittenti digitali collegati. Vi ricordo qualcuna tra le più diciamo importanti, ma sono comunque tutte importanti, telepiancavallo.it con Radio Piancavallo, da Trieste ondaradio.net, saluto anche i colleghi di Radio Diffusione Europea, quell'emittente che voi sentite in Nord Italia in AM. Poi andiamo avanti, abbiamo radiofavoreneto.it fino giù al centro Italia con radiovaldichiana.it. Allora, prima di presentarvi l'ospite, vi devo dare una notizia che avete sentito un attimo, un break news pochi minuti fa, che Boris Johnson è stato trasferito in una unità di terapia intensiva. Lo ha detto un portavoce del numero 10 di Down Street lunedì, un giorno dopo il ricovero in ospedale per le prove. A Johnson è stato diagnosticato il coronavirus più di una settimana fa. Nel corso di questo pomeriggio le condizioni del primo ministro sono peggiorate e su consiglio del suo team medico è stato trasferito all'unità di terapia intensiva dell'ospedale, così ha detto il portavoce. Notizia che noi l'abbiamo ricavata dalla televisione satellitare RTSAT Russian Today. Passiamo un attimo velocemente al discorso di Conte di questa sera, che è stato trasmesso anche da Teleidea. Dunque, con il decreto appena varato diamo liquidità a tutte le imprese, 400 miliardi di euro, 200 per il mercato interno e 200 per tutelare l'export, è una potenza di fuoco, così Conte al termine del CDM durato l'intera giornata. Dunque 21:33, vi presento subito l'ospite di questa sera, che lo abbiamo ovviamente in collegamento telefonico da Chianciano Terme, precisamente dalla sede di Teleidea, l'emittente che si vede in tutta la Toscana sul canale 190. Lei è la giornalista Sabrina Poggiani, conduttrice del telegiornale di Teleidea e non solo, anche di numerose dirette anche sportive. La saluto subito, Sabrina, benvenuta qui a Radio Saiuz. Buonasera Massimo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, buonasera anche a Rosario in sede centrale, buon lavoro, grazie di questo invito. Grazie a te. Dunque, ogni sera noi tra altre cose ci organizziamo per farvi il punto della situazione sì. Qui dal Nord Italia, dall'Alto Adriatico. È una cosa che la vediamo anche come un vostro interesse verso queste zone, una forma di solidarietà, ecco, che noi apprezziamo tantissimo. Io volevo molto importante, anzi colgo l'occasione per ringraziare te e la tua redazione e per il lavoro che facciamo insieme, perché in un momento come questo, in cui anche i palinsesti televisivi vengono stravolti, perché è complicato far finta di niente, portare avanti una normalità quando insomma ci sono regole così stringenti anche di contenimento, quindi la nostra scelta è stata fin da subito quella di modificare il palinsesto, l'abbiamo fatto velocemente creando anche questa striscia terreno comune. È proprio un momento in cui dobbiamo condividere tra tutti, una comunità che ovviamente include tutto il mondo, ma nel nostro caso include ovviamente l'Italia, dalla Toscana quindi al Nord Italia, e non solo, proprio per condividere contenuti, esperienze e per superare insieme questo momento. Esattamente, quindi ho visto infatti che sono stati un po' sconvolti tutti i palinsesti di Teleidea. Sì, assolutamente. Noi abbiamo sempre molto puntato sull'informazione e sullo sport. Lo sport ovviamente si è fermato, l'informazione no, però abbiamo modificato anche il modo di fare informazione, evitando di uscire, abbiamo anche noi diciamo modificato il nostro modo di comportarci, non andiamo più a fare servizi esterni e non facciamo venire più ospiti in studio, abbiamo cercato di tutelare al massimo i nostri
collaboratori e dipendenti, e quindi abbiamo sempre solo collegamenti Skype. Questo insomma, è il nostro modo per fare comunque il video, fare informazione, ma anche rispettare quelli che sono giustamente le norme che ci obbligano a stare fermi. Ecco, tra altre cose, apro una piccola parentesi al di là del coronavirus, la vostra televisione, che io devo anche personalmente, lo vorrei fare proprio qui pubblicamente, ringraziare, perché mi ha dato la possibilità di diventare giornalista grazie a voi, ecco. Volevo chiederti Sabrina, sì, in effetti è vero, insomma, ha fatto un po', come dire, sono esperienze importanti, collaborazioni, tante. Noi in 35 anni di attività abbiamo creato molte professionalità e di questo ne siamo felici. Forse è l'unico motivo che ci spinge ad andare avanti nonostante tutte le difficoltà economiche del settore e in generale in Italia, però ecco, è importante perché contribuiamo ogni giorno a creare professionalità nuove, e questo può far solo bene, insomma, quindi ne siamo felici. Grazie a te Massimo. No, assolutamente, io guarda, ti dirò, ho sempre creduto nella televisione locale. È da tanti anni che ho visto Teleidea, l'ho vista un po' nascere quando all'inizio la si vedeva solo nella zona di, diciamo, del Chiancianese, ecco, della zona lì della Vallata, ecco, che si chiamava Teleidea Chianciano, mi ricordo, no? Esatto, inizialmente era un TIC, Teleidea Chianciana, poi sono Teleidea e da insomma oramai 6 anni è sul canale appunto regionale, come ricordavi, che 190, oltre allo streaming che facciamo anche grazie a Rosario Moreno, uno streaming che trovate anche con il link sul sito teleidea.it, quindi alla fine oramai grazie al web, come voi, i confini non esistono più, e questo è bellissimo, insomma. Certamente, assolutamente sì, è sempre stata una televisione radicata nel territorio, che ha sempre storicamente, sottolineo storicamente, parlato del territorio, vicino alla gente, vicino ai problemi della gente, vicino al folklore, all'arte, alla storia di questo territorio montepulciano, la Val di Chiana, la Val d'Orcia, insomma, che ha tanto da raccontare, quindi andando a stimolare anche quello che è il turismo praticamente. Sì, il nostro zoccolo duro è sempre stato quindi la provincia di Siena, di Arezzo e una parte di Grosseto con la zona del Montagnata, oltre che anche al Trasimeno, perché poi noi siamo qui un po' al confine con l'Umbria, quindi tutti quelli che sono i comuni del lago Trasimeno seguono. È sempre stato la nostra mission. Oramai oggi si parla di TV tematica, quindi c'è chi insomma preferisce guardare solo film, serie TV, chi solo informazione H24, chi solo radio, chi solo musica. Ecco, noi crediamo che l'informazione locale sia un modo di fare informazione a tema, quindi chi ha bisogno di conoscere l'informazione locale sa che che con noi trova quella di questo territorio. Poi, ripeto, negli ultimi anni invece abbiamo un po' restito su tutta la Toscana, ma sempre il nostro zoccolo duro è, diciamo, protagonista. Certamente, assolutamente sì. Tra altre cose, ecco, ricordo i telegiornali sempre presenti con le due edizioni serali, e che per un periodo le ho condotte anch'io, era credo estate del 2001, ecco. Che bello, io in quell'anno c'ero un po' meno perché ero appena diventata mamma, quindi c'ero un pochino meno, però anche io sono qua fin dalla nascita effettivamente di questa avventura poco dopo, ed è un progetto che nasce come un'azienda, diciamo, a carattere familiare con professionalità che poi crescono facendo le cose, quindi è una scelta diciamo di base. Abbiamo deciso di fare così e ci stiamo trovando molto bene, e questo ci consente di avere sì storia ed esperienza, ma anche di sperimentare continuamente, di far crescere i giovani, di far appunto creare nuove firme. Oggi purtroppo su questo territorio è uscita una pagina un po' brutta, perché il Corriere di Siena non è più in edicola da oggi, e questo per chi fa informazione ogni volta che una voce si spegne un giorno triste. Auguriamoci che sia solo una sospensione e non una chiusura, perché non siamo mai abbastanza per far emergere tutte le storie, tutte le voci, come fate anche voi, non siamo mai sufficienti, quindi anche loro facevano un lavoro grandissimo, speriamo che tornino presto. Esprimiamo anche in questo momento solidarietà ai colleghi del Corriere di Siena.
Assolutamente, ci associamo anche noi. Ho letto, sì, un po' di sfuggita quella notizia. Speriamo che sia solamente momentanea questa cosa, ecco, perché sì, in Ce effetti. l'auguriamo, ce l'auguriamo. Certo, Ce comunque l'auguriamo tutti. è un dato di fatto, Sabrina, che in Italia le emittenti locali sono abbastanza tartassate, pressate, con tante obblighi a destra e a sinistra, cioè si fa fatica ad andare avanti, frequenze ci hanno lasciato le peggiori. Questo è un dato di fatto, ad esempio qua nella zona trasfrontaliera abbiamo interferenze che provengono dagli altri stati, di là dell'Adriatico, e quindi praticamente a farne spese sono sempre le emittenti locali. Adesso io credo che anche questa storia debba finire una volta per tutta, ecco, cioè non si può abbassare la testa e cercare di star zitti, ma dovremmo, penso che sia il momento di insomma alzare le antenne anche noi, come hanno fatto qualche network molto molto grosso, no? Proprio all'inizio degli anni 80 si sono prese tutte le frequenze migliori col digitale terrestre, idem, e le private sono sempre quelle rimaste ad angolo. Mi limito a dire così perché potrei andare giù ancora molto più duro, insomma, ma Più lasciamo stare. pesanti, infatti, infatti. E poi è comunque un work in progress, continuo, continuo, perché poi ci sono sempre nuove modificazioni anche a quelle che sono le regole del digitale terrestre. Quindi servono sempre nuove frequenze. Adesso anche con l'arrivo del 5G serviranno altre frequenze, quindi limiteranno ancora, ci costringeranno tra virgolette a riunirci in consorzi o comunque in realtà in maniera da avere persone che possano fare, diciamo, operatore di rete un po' meno rispetto a tutti quelli che ci sono adesso, gli altri costringerli tra virgolette a pagare un affitto. Andrà tutto bene, sarà comunque un altro di quei passaggi obbligatori per il progresso, però in effetti per realtà piccole come la nostra stare al passo è complicato, sicuramente molto complicato. Io non vedo l'ora però che alla fine tutto diventi, diciamo, più semplice attraverso il web e attraverso le smart TV. Non è così scontato che ci si arrivi velocemente, perché comunque i nostri territori, come dicevi tu, bellissimi, ricchi di turismo, come tutta l'Italia, è fatta anche di vallate, di monti, oltre che di pianure. Di conseguenza non è facilissimo, per la rete internet arrivare bene. E quindi il ruolo delle TV locali, delle radio locali rimane comunque, diciamo quelle sulla digitale, rimane comunque un ruolo importante per chi non può avere al momento la rete internet. Io ho un bacino anche di persone che grazie al Buon Vivere hanno anche una certa età e quindi hanno più voglia di mettersi ad ascoltare magari la TV piuttosto che guardarsi internet. Quindi è un passaggio che ci arriveremo, ma non credo velocissimamente. Dobbiamo tenere ancora duro. Certo, ah, sono d'accordo in tutta la linea, assolutamente sì. Cioè, la TV locale è proprio, come si può dire, il sale della zona locale, del quartiere, della provincia. Cioè, effettivamente sì, questo è un problema. Ritorneremo su questo discorso magari anche prossimamente con qualche trasmissione più specifica, perché è importante, urge a tutt'oggi uno sguardo sul destino delle televisioni locali, ecco, che hanno fatto la storia, Certo, assolutamente. certamente. I nostri archivi sono pieni di videocassette, di vecchi VHS, di U-Matic, di 8 mm, insomma di tutti i supporti magnetici che poi progressivamente sono andati cambiando ovviamente, però sono ricchi di storie, di testimonianze, sono reperti quasi archeologici. Noi stiamo tentando una digitalizzazione del nostro archivio storico che racchiude appunto 35 anni di storia locale, però è complicato e costoso, ma lo vogliamo fare perché disperdere questo patrimonio è davvero un peccato, insomma. Assolutamente sì. Eh sì, è un lavoro che effettivamente andrebbe fatto. In modo particolare per Teleidea, perché è da tanti anni presente sul territorio. In che anno è nata Teleidea, Sabrina? 1984.
1984, novembre 22, mi sembra, 23, ciao Moriano Micheli, qui in regia, che ovviamente mi corregge, perché l'ha creata lui, sì, mi corregge. 23 novembre 84. Mm-mm. Ecco qua, perfetto, ecco, sì, giusto. Sì, sì. Hai fatto bene a nominare un amico, Moriano Micheli, il regista di sempre di Telidea e fondatore di Telidea. Sì. I soci fondatori erano quattro, ma insomma l'idea di accendere quella prima lampadina televisiva è stata proprio di Moriano Micheli, che iniziava con la telecamera, ha finito la scuola superiore, ha iniziato subito a giocare con questo particolare strumento, e da lì l'idea di inventarsi una TV. Poi appunto sono stati quattro i soci iniziali fondatori, e poi portato avanti ovviamente anche da forze economiche del territorio, insomma, quindi... però lui c'è sempre stato, c'era, c'è e ci sarà sicuramente. Certo, quindi lui in regia e tu sempre a fare le interviste, se non ricordo male. Sì, sì. Io ecco, davanti alla telecamera e lui dietro la telecamera, una vita condivisa oramai in tutti gli aspetti, è vero. Certo, bellissimo questo, veramente. Avete raccontato la storia, proprio un pezzo di storia di quelle zone stupende che ricordo sempre. Insomma, io poi ho sangue di quelle zone, ecco, perché il mio babbo era lì di Montepulciano praticamente. Montepulciano ci regala ogni anno l'edizione del Brevio delle Botti, che è il momento di massima espressione, no? della storia, della bellezza di questa cittadina, che è nel cuore di tutti. Basta che tu una volta passi da Piazza Grande che te la ricorderai per sempre, insomma, lo sappiamo. E siamo felici di poter dire che oramai sono anni e anni e anni che va avanti questa collaborazione con il magistrato del Brevio delle Botti di Montepulciano, e garantisco che insomma è una cosa che ci piena di orgoglio, ma ci distrugge fisicamente durante quelle 10 giorni di dirette non stop che tu conosci bene, insomma. Sì. Io infatti venivo ogni tanto a far capolino in quelle regie volanti, no? Per vedere un po'. Vedevo Moriano distrutto proprio, era proprio sfinito, certo, perché poi faceva un caldo pazzesco, no? Quelle giornate di quelle che c'erano le bolle di calore, sì. Ti ricordi? Cablare 1000-2000 metri, insomma, 2 chilometri di percorso con tutti i cavi per poter far vivere le emozioni in tempo reale con 20 telecamere live, insomma non è proprio un giochino da ragazzi che fai tutti i giorni, lo facciamo una volta all'anno, fatto bene, una volta all'anno. Sì, certo, per fortuna che non ci sono i bravi straordinari, se no... No, lì sarebbe un problema, Ci credo, sì. No, ma infatti, proprio in questi pomeriggi vedevo, ora il fatto che siamo anche a casa, ecco, c'è più tempo, ci si può anche un po' gustare sta casa, voglio dire, a volte, no? Allora a volte facevo da telespettatore, no? E vedevo la messa in onda di alcuni vecchi bravi, che ti dirò, l'ho anche scritto a Moriano, rimanevo incollato, avevo da fare tante cose qua in redazione, ma non riuscivo a staccarmi. Insomma, alla fine me lo guardavo fino alla fine, perché era molto... Sì, è stata un'iniziativa sposata insieme al comune proprio di Montepulciano, che ha voluto in questo periodo istituire un servizio che si chiama Tech Poliziane Web, che praticamente è una specie di palinsesto televisivo, o comunque di attività messe in atto dal sistema del volontariato, dell'associazionismo, delle tante attività ricreative proprio del comune poliziano. E in questo palinsesto ci siamo inseriti anche noi, ovviamente per condividere con i poliziani, ma alla fine con tutti, le corse dal bravio dal 1986, mi sembra, tutte quelle che ci sono nei nostri archivi. E quindi il momento di 10 minuti, 9 minuti, di quanto dura insomma quella corsa con le 8 contrade, con le botti in salita e in discesa, molto entusiasmante. E tra le tante ore di produzione, comunque il punto più significativo è proprio quella corsa delle 19 della domenica sera all'ultima domenica di agosto, ed è quella che riproponiamo ogni pomeriggio, cioè alle 15:30. Sì, esattamente, che mi ha fatto rimanere incollato qua al computer, perché io vi vedo tramite appunto il sciencemedia.it, e
E quindi infatti ho detto, guarda un po', ricordo che nell'88 vinse il Poggiolo, nell'89 il Cagnano, mi sembra di Beh, ti ricordare. sei documentato bene. Ecco. Rimangono Sì, impresse, fantastici. rimangono impresse. Ecco. Poi anche, ecco, ricordiamo poi un personaggio, un telecronista storico lì a Telidea. Prima io lo vedevo a Telemaremma, è Diego Mancuso, che attualmente fa anche la rassegna stampa, molto interessante la mattina. Sì, Diego Mancuso è sicuramente il giornalista, non lo possiamo definire un giornalista. È parte di un'esperienza con Vincenzo Mollica, telamiata a Montepulciano, una TV che ha vissuto per qualche anno agli esordi delle TV private, e poi Mollica, insomma, è andato in Rai, lui ha scelto di rimanere per la famiglia, insomma, nel territorio poliziano, lui di Roma, ed è la responsabile della comunicazione del comune di Montepulciano. E, appunto, il comune offre questa rassegna stampa quotidiana alle 10 del lunedì al venerdì, condotta a cura di Diego Mancuso, e io ho subito dato la disponibilità di Telidea nel mandarla non solo sul web del comune, ma anche su quella di Telidea e sulle nostre frequenze, quindi televisive, perché sì, perché Diego merita un palcoscenico importante, di una platea importante, più numerosa possibile, perché è bravissimo. Eh sì, assolutamente. Io penso, ho un ricordo, quindi eravamo nel 90, credo, 80, 89-90, che lui faceva delle interviste a fine Brivio per Telemaremma e io ero lì come Radio Treviso 103 a quel periodo, collaboravo per l'emittente. E io ero col microfonino che riprendeva anche la sua domanda e poi a Radio Treviso abbiamo messo in onda tutto quanto, come ricordo speciale del Brivio di Montepulciano. E poi piano Fantastico. piano... ecco, questo è un ricordo e poi via via l'ho sempre visto appunto con voi, anche perché poi mi sembra che Telemaremma non ci sia più No, no. e quindi ha preso un po' la zona, la Telidea, insomma, ecco, emittente Sì, proprio. lui essendo dipendente del comune, poi alla fine, nel senso, lavora proprio per la comunicazione del comune di Montepulciano, ma con la collaborazione con noi è frequentissima. Io non perdo occasione quando lui fa qualcosa nel valorizzarla, perché ne vale appunto la pena. Non è una rassegna stampa solo locale, ma spazia a livello nazionale, a livello anche internazionale, quindi anche con commenti, punti di vista, insomma, molto interessante. Certo, ho Purtroppo ha una data sentito. di scadenza per il momento, 13 aprile, speriamo che decidano di continuarla, non lo so. Eh sì, no, infatti, è un bel lavoro quello che sta facendo. Anzi, salutiamo Diego Mancuso. Io mi ricordo quando facevo il telegiornale da voi nel 2001, quando, che eravamo lì sotto Bravio, gli davo la linea, no, per sentire le ultime novità, i Certo. preparativi, no? E quindi ho questi bellissimi ricordi. Ora è da qualche Flashback, anno belli. che manco, ma adesso appena finisce questa emergenza, la prima cosa che farò, prendo il treno e vengo subito dalle E ci vostre viene a parti. trovare, come no, Assolutamente. assolutamente. Auguriamoci che avvenga tutto presto, che riprenda il turismo, che come dicevi te è una pedina fondamentale per questo territorio. Siamo certi che le risorse della bellezza della nostra arte, del nostro territorio, dei panorami possano essere tra le prime a richiamare coloro che vorranno di nuovo tornare in mezzo alla gente. Non sarà più nulla come prima, ne sono convinta anch'io, però insomma auguriamoci che semmai sia meglio. Ecco. Certo. Allora, ultime due domande, Sabrina. La prima è Sì. questa, come state vivendo voi questa situazione, anche quando non sono andate a fare le spese? Per esempio, io ho una paura matta, proprio esco pochissimo, quasi, cioè diciamo mai, solo per fare la spesa. E poi per portarla dentro, insomma, va passata bene con un panno inumidito di alcol, in modo da bruciare. Cioè, però ti dico... È una sofferenza, guarda, è una No, sofferenza. non è, è una sofferenza anche qui da noi, nel senso che i numeri non sono assolutamente allarmanti, non ci creano allarmismo, perché in Toscana o nella provincia di Siena dove abitiamo noi ci sono 350 casi di contagio in tutta la provincia di Siena, quindi sono pochissimi.
nella provincia di Grosseto 284, in quella di Arezzo 387, nella Toscana sud-est, che è praticamente di queste tre aree, sono 1000 persone che sono affette da Covid, ma abbiamo avuto anche nei nostri comuni vicini delle vittime. Quindi i numeri non sono enormi, ma ovviamente avendo avuto le prime vittime la situazione è molto molto sentita. C'è molta diffidenza sicuramente, c'è stato soprattutto fino alla settimana fa difficoltà nel far rispettare le ordinanze di restrizione, perché comunque qui tutti hanno magari un pezzetto di terra, un orto, un olivo, un terreno con gli olivi o le viti, e quindi c'è voglia di muoversi, di andare al proprio campo, tra virgolette, o di andare all'orto, e quindi soprattutto le persone di una certa età è stato complicato fargli capire che devono stare ferme. Però i sindaci ce l'hanno fatta, hanno adottato qualche sistema, e abbiamo avuto anche in terreno comune il prefetto di Siena che ha detto che il comportamento è buono, insomma, dal punto di vista anche dell'osservanza delle regole. Certo, ci sono sempre i furbetti del momento, ma è abbastanza nella norma. Uscire di casa anche per me è complicato. Io ti dico, ecco, alle 17 per venire qui in sede, ma noi da casa qui abbiamo, non so, 700 metri, un chilometro scarso. Quindi con la macchina veniamo, entriamo qua e la sera alle 21, alle 22, secondo quando finisce la diretta, torniamo a casa. Solo Moriano, ecco, esce un po' di più, Michele appunto la mattina perché le altre rubriche, però io cerco di uscire pochissimo. E per la spesa io cerco di fare una volta a settimana o una volta ogni 10 giorni, perché noi non abbiamo tantissimi supermercati, a Chianciano Terme ce ne sono due super fornitissimi e poi altri negozi piccolini, però alla fine siamo tanti, quindi se tutti usciamo 3-4 volte alla settimana è un macello. Quindi non è semplice, non tutti ancora indossiamo le mascherine, non siamo ancora arrivati a quei momenti. Però adesso anche qua il governatore Rossi, Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, da oggi sta inviando a tutte le famiglie 3 mascherine a testa e ha firmato proprio oggi la circolare, per cui anche se rimangono le misure di restrizione, da qui a 7 giorni, appena i comuni avranno dato l'ok che tutte le famiglie hanno ricevuto le mascherine, la rendere obbligatoria, proprio anche solo per fare una passeggiata. E questo credo sia importante, perché altrimenti non ce la facciamo a contenere il contagio. Ecco. Certo. Ecco, l'ultimissima cosa, in conclusione, Sabrina, ecco, ti chiedo così un commento su il sindaco, credo che era il sindaco di Piancastagnaio, che ha parlato così bene che io, guarda, devo dire, sono rimasto incantato ad ascoltarlo. Cioè, lui ha fatto un check-up. San Salvatore, Fabrizio Tondi, sì. È il sindaco di Abbadia San Salvatore, che rimane a 3 chilometri da Piancastagnaio. Sono due realtà benché vicine, un po' diverse. Piancastagnaio ha sofferto molto perché è partito, diciamo, nel nostro territorio da lì il Covid-19, perché la Pianese, formazione di calcio che milita nei campionati di Serie C, benché il paese abbia pochissime anime, con la forza di Stosa Cucine, presidentissimo Sani, è riuscito ad arrivare al campionato della Serie C, ha giocato ad Alessandria nel weekend che ha preceduto poi tutti i contagi. Quindi abbiamo avuto i primi contagiati proprio all'interno della squadra di calcio, stanno tutti bene, però da lì Piancastagnaio è arrivato, insomma, dei numeri, insomma, 13, 14, 15 persone, non di più. Abbadia rimane a 3-4 chilometri, siamo in montagna, sul Montagnato, dove si scia quando c'è neve, sì. Le piste bellissime, sì. E lì hanno 4 casi soltanto. Il sindaco è un medico, Fabrizio Tondi è un medico, sì. E non è mai intervenuto. Io ovviamente glielo ho chiesto, ma lui ha voluto sempre rimanere un po' dietro in disparte, ha sempre informato i cittadini tramite il suo assessore, una signora, e ha istituito un tavolo di crisi con al tavolo quindi la giunta, il sindaco, la polizia municipale, la protezione civile, ovviamente l'azienda sanitaria, tutti, e ha informato tutti i giorni i cittadini tramite i propri profili. E oggi è stato il primo giorno in cui è intervenuta anche una persona, e non ha fatto come tutti i sindaci l'appello al non uscire, l'appello allo stare a casa, ha parlato dal medico, ha detto come questo essere, che non è neanche un essere vivente, il coronavirus, che è un
un assemblamento di cellule, un esserino così piccolo, inerte, veramente inutile all'umanità, come invece ci abbia insegnato una lezione di vita grandissima, perché appunto ha parlato di umiltà. Dovremmo fare tutti un passo indietro, dovremmo farci delle domande e modificare il nostro stile di vita, parlando anche di economia circolare. E ha fatto un discorso, insomma, molto molto commovente, secondo me. Sì. Sì, infatti, ecco, ci ha colpito anche perché sposa completamente quella che è la nostra linea editoriale della testata pianetaoggitv.net. Proprio noi siamo praticamente concordi su tutta la linea del sindaco. Ecco, per quello mi interessava così un tuo commento in finale, ecco, assolutamente. 22.01, io Sabrina non ho altre domande, abbiamo chiacchierato parecchio, sono andati anche fuori, ampiamente fuori tempo massimo, ma ne valeva abbiamo la pena. Abbiamo esagerato, ecco, come al solito. Io avevo pensato alla striscia di tutte le sere alle ore 20 in diretta a Terreno Comune come una striscia di 15 minuti dove contenere le notizie per, diciamo, lasciare il telegiornale più diciamo libero di trattare il resto, e contenere le notizie del Covid invece su una rubrica a parte, Terreno Comune. In realtà questa striscia non dura mai meno di un'ora, quindi è colpa mia, ti chiedo scusa. No, anzi, io ho proprio anche d'accordo con la regia centrale, con Rosario, abbiamo proprio tranquillamente, noi facciamo sempre così, quando l'argomento è importante, che l'argomento interessa, diamo spazio, non stiamo lì a guardare il minuto, no, assolutamente, guarda, te lo può dire anche in diretta, so che lui è collegato, può intervenire, anzi lo pregherei per un attimo di intervenire, Rosario Moreno, ecco, puoi confermare che noi facciamo così, che sforiamo pure i tempi quando l'argomento è importante, non è così, Moriano? Rosario. Ciao, buonasera a tutti quanti qui dal vostro Science. Buonasera Sabrina. Volevo dire un caro saluto a tutta la redazione di Teleidea, mi raccomando, se lo puoi estendere. Il fatto è che noi sporiamo sempre, Massimo, perché tutti gli argomenti che si trattano sono interessanti e importanti e vale la pena sempre parlarne. Quindi è giusto che sporiamo, noi non abbiamo limiti su questo, no? Soprattutto sul web, poi insomma i limiti non vengono mai calcolati, insomma, non servono per noi. Massimo, bene, comunque giusto anche non annoiare, no? No. I radioascoltatori, quindi per niente, no, bisogna. Questi argomenti trattati così, guarda, non annoiano, anzi rimangono, fanno da traino, diciamo, potremmo anche dire, usare questo termine, ecco. Bene, auguriamoci che insomma tutto questo davvero, che non ci voleva, però ci è capitato, che ci aiuti a capire un po' di più, di stare attenti a noi stessi, quindi rimettere un po' al centro le priorità, le cose a cui teniamo un po' di più, lasciando quelle che sono le piccole cose un pochino più a distanza. Speriamo di prendere almeno questa piccola lezione. Certo. Massimo, io ti ringrazio e ti aspetto poi domani sera nella mia rubrica, come ogni sera, non finirò mai di ringraziarti. Ma nulla, è un piacere poi collaborare con voi, assolutamente sì, poi insieme ci sono anche le altre due redazioni che ho messo, come dire, in moto, Rosario Moreno a Treviso e l'emittente importante in AM, Radio Diffusione Europea di Trieste, con il giornalista Graziano D'Andrea, assolutamente sì, siamo a disposizione, vi diamo tutte le informazioni che voi volete. Perfetto, ancora grazie Massimo, grazie Rosario, buon lavoro a voi e complimenti per quello che state facendo. Grazie, buonasera. Dovere di informazione è più che volentieri, insomma. Un saluto anche alla regia, alla storica regia, lì c'è Moriano Micheli, stavolta è giusto il nome, ho detto Moriano Micheli. Ecco. Sì, questo è il tuo. È in diretta adesso con la trasmissione sportiva, che praticamente tutto parla meno che di sport, con diretta via Skype, abbiamo anche ospiti da Los Angeles, quindi siamo sul pezzo come sempre. Ah, benissimo, sì, infatti la sto vedendo, in questo momento sono in tre collegati praticamente, sì, al circolino. Sì. Oltre a Giacomo in studio, sì, abbiamo
Questa sera abbiamo Francesco Brunetti, che è collegato da Los Angeles, un calciatore, abbiamo che purtroppo ha contratto il Covid, ma sta bene, ci ha portato la sua testimonianza. Poi Dario Calderi, che è un giocatore storico della squadra della Sinalunga, che milita nel campionato di eccellenza, un'altra importante realtà di questo territorio. E poi Pietro Fanti, che è un nostro collaboratore, che secondo me, se avrà modo di crescere, diventerà davvero un nuovo pitbull. sì, benissimo. Sì, voi avete sempre portato lo sport fin dall'apertura della televisione, delle partite. Sì. Ecco. Sì, sì, è sempre stato, diciamo, il 50% del nostro palinsesto, sport e informazione, sì, decisamente. Questi sono i nostri principali, oltre ovviamente agli eventi e al teatro, che non abbiamo mai abbandonato. Certo, hai detto degli ingredienti mica da poco, molto importanti per la televisione locale. Sì. La televisione ufficiale, la TV ufficiale di Chianciano Terme, della Val di Chiana, della Val d'Orcia in primis e poi tutta la Toscana, possiamo dire. Sì, i nostri ascoltatori ci inondano d'affetto e ci fa molto piacere, lo vediamo, insomma, lo sentiamo, capiamo, insomma, che siamo sulla strada giusta, ma è dura, ce la faremo, ma è dura. Lo so, lo sappiamo. Comunque noi siamo sempre pronti qui in appoggio per qualsiasi cosa, come visto anche dal punto di vista digitale, siamo prontissimi. Grazie. È un lavoro che facciamo, devo dire, con la passione, perché è vero, noi abbiamo anche il nostro lavoro che ci dà da vivere qui. Per fortuna, diciamo, è indipendente da un discorso economico, finanziario, allora sì, ci mettiamo tutto il meglio di noi, ecco, questo possiamo giusto, dire. Giusto, e fate molto bene. Beh, anche noi possiamo considerarci una TV no profit, perché la nostra scelta è sempre stata quella di non andare dietro a quello che vende, ma a quello che è giusto dire, quindi il nostro unico cliente è il telespettatore, quindi... Molte certo. volte, insomma, abbiamo pagato per questo, ma va bene così, è giusto. Bisogna stare tranquilli, certo. E avere l'idea, insomma, di quello che vogliamo, dove vogliamo arrivare e quello che vogliamo fare. Ah, certo, questo vi onora tantissimo, questo che hai detto, sì, assolutamente, vi onora tantissimo. Benissimo, va tutta la nostra stima, Sabrina, un saluto a te e a tutta la redazione di Teleidea. E buon grazie, lavoro. Grazie anche a voi, grazie, buon lavoro Massimo, ciao Rosario, grazie, ciao. Ciao, buona serata. Bene, ciao, grazie ciao. Allora Sabrina Appoggiani, giornalista di Teleidea Toscana, della storica televisione della Toscana, la potete vedere in digitale terrestre sul 190, stacchiamo dunque il collegamento con Chianciano Terme e alle 22.08, vi ricordo, questa è Radio Saiuz, stiamo parlando di come il Centro Italia sta praticamente gestendo questa problematica del Covid-19, abbiamo spaziato anche poi sul ruolo dell'emittenza locale di fronte a questa emergenza, di fronte a questi casi, e appunto danno ottimi risultati, l'emittenza locale funziona molto bene, quindi anzi ci vorrebbe un'attenzione da parte del governo un po' più alta nei confronti di queste emittenti locali che purtroppo, come avete sentito, ne abbiamo parlato anche in alcune nostre trasmissioni in passato, stanno chiudendo, troppe stanno chiudendo. Questo è, insomma, un po' una tirata di orecchi che io vorrei fare proprio in questo momento al governo, al ministero, cerchiamo di valorizzarle queste televisioni locali, per cortesia, perché veramente è il sale del territorio e anche del turismo, possiamo dire, perché si parla del territorio, si parla di turismo e questo va a stimolare il turismo e quindi tutto un discorso di economia poi della regione, di quella provincia, di quella zona, di quella parte della regione. Questo poi vale in generale per tutta Italia, insomma, ecco, questo è importante, è un asso che noi abbiamo, insomma, in Italia, ecco, quindi l'emittenza radio televisiva locale. Allora, cosa possiamo dire? Guardavo, c'è un altro lancio da parte della Russian Today che noi stiamo seguendo per quanto riguardano le notizie sulla salute di Boris Johnson. Dunque, eccola qui, la sterlina britannica ha subito un forte calo di valore
rispetto al dollaro e all'euro a seguito della missione del primo ministro britannico Boris Johnson, colpito da coronavirus, a un'unità di terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate nel pomeriggio. Dunque, 22:10, io direi di chiudere qui questo speciale spazio aperto. In studio Massimo Bonella, qui dalla sede di pianetaoggitv.net di Venezia, emittente online All News, e in regia centrale a Treviso, da dove partono le programmazioni digitali, quindi Radio Salto, abbiamo Rosario Moreno che saluto tutti coloro che ci hanno seguiti anche dalle altre emittenti che vi ho prima nominato, da Telepiancavallo, da Radio.net fino a RadioValdichiana.it. Adesso i programmi proseguiranno a diffusione regionale, noi quindi ci salutiamo, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi informativi e grazie per la vostra cortese attenzione. Abbiamo trasmesso Spazio Aperto, a cura della testata giornalistica Pianeta Oggi TV.